Tanti sono gli stati gli interventi di restauro e ripristino che si sono succeduti nel Palazzo del Granaio, a tal punto possiamo anche vantare di essere quasi diventati una sorta di manuale del restauro. Sono state fatte diverse tecniche, dalla cerchiatura, dalla sostituzione delle teste delle capriate, e che ha visto un incremento dei costi e un allungamento anche dei tempi di restauro, ma è stato fatto delle operazioni veramente lodevoli, tali per cui essere quasi da esempio per le future restauri e ristrutturazioni che ci saranno nella città. Abbiamo impiegato per portarlo alla condizione attuale. Condizione attuale che non è ancora ovviamente di un cantiere finito, però posso dire è di un cantiere arrivato a buon punto. La parte più complessa, che è stata quella del recupero strutturale, è ormai conclusa e finita. Io ho iniziato a seguire i lavori più o meno 5 anni fa, nel 2016, prendendo in mano un procedimento che era stato prima di un collega. E da là in poi gran parte degli sforzi che noi abbiamo fatto e attuato sono stati dedicati al consolidamento della struttura e al fatto che, al tentativo di recupero di tutte quelle parti che attualmente si vedono riorganizzate, ripulite, consolidate. Quando siamo entrati qua dentro la situazione era veramente critica. E senza voler fare falsi allarmismi, secondo me eravamo prossimi a una situazione di collasso. Abbiamo recuperato tutte le parti che era possibile recuperare e mantenere in modo da salvaguardare la parte antica del palazzo, integrandole con elementi nuovi che sono stati aggiunti e sostituiti attraverso tecniche di restauro consolidate, che sono quelle che normalmente si usano in questi casi. Siamo entrati dentro che la gran parte delle strutture lignee presentava malloramenti tali da comprometterne la stabilità e l'integrità. Adesso il tetto lo vedete recuperato, il tavolato di chiusura lo vedete recuperato, così come è possibile ancora vedere gli interventi di miglioramento rispetto a quelle che sono le resistenze della struttura e ovviamente anche un miglioramento rispetto a delle situazioni di rischio sismico che noi abbiamo ottenuto inserendo l'anello perimetrale che si vede al di sotto delle capriate e un secondo anello che è stato posto in corrispondenza del solaio di calpestio dove ci troviamo adesso. Il solaio è stato integrato con degli elementi lignei posti a 45 gradi per aumentarne la rigidezza e restituire quelle capacità di carico che sono previste per i locali pubblici. Abbiamo fatto delle prove di carico, ovviamente la risposta è stata tra l'altro molto buona. Abbiamo anche consolidato la parte della travatura di bordo con interventi puntuali di sostituzione dell'elemento ligneo e poi tutta una serie di altri interventi volti soprattutto in questa fase a mantenere l'integrità della struttura. Siamo con l'assessore ai lavori pubblici Marco Veronese. Buongiorno. I lavori sul granaio procedono. Che cosa verrà fatto il Palazzo Granaio una volta che tutti i lavori saranno completati? Sì, la destinazione d'uso di Palazzo Granaio è pinacoteca, quindi sale espositive. L'utilizzo sarà prevalentemente culturale e di pubblico. Penso a mostre come Andy Warhol, che adesso sono nel nostro museo civico esposte e potrebbero essere tranquillamente posizionate qui a Palazzo Granaio e anche come la mostra di Banksy del 1 ottobre. Quindi c'è la possibilità di dare alla cittadinanza delle nuove sale espositive e dare finalmente questi spazi alla città. Quindi un utilizzo culturale e anche per le tante associazioni che abbiamo nel nostro territorio.